Il Gluten Free Day, svoltosi a Roma al Palazzo dei Congressi, è stata un'occasione per conoscere meglio l'universo della celiachia e dell'intolleranza al glutine. Per sfatare il mito che l'alimentazione priva di glutine sia anche priva di sapore e per far avvicinare al mondo gluten free anche chi non è celiaco, ma magari ha un amico o un familiare che deve seguire una dieta di esclusione. Fortunatamente, negli anni i prodotti senza glutine sono sempre più diffusi anche nella grande distribuzione e la vita sociale, come anche i viaggi, sono diventati più agevoli. Ma è importante che giornate del genere pongano l'attenzione su quelle che sono le difficoltà quotidiane affrontate dai bambini come dagli adulti. Il compito di creare una rete fra pazienti ed istituzioni e di fare informazione per affrontare i problemi alimentari e di socialità è affidato alle associazioni, che sono ben presenti sul territorio e costituiscono un punto di riferimento per i pazienti e le loro famiglie. Il ruolo dell'associazione, come spesso per tutte le associazioni di volontariato, è quello di avere un tramite tra chi ha questo interesse e i servizi offerti. La celiachia si lega molto all'alimentazione e quindi il problema del celiaco è sicuramente l'alimentazione fuori casa, quindi abbiamo investito molte delle nostre risorse cercando di educare tutti quelli che si occupano di ristorazione, dal ristorante al bar, ma soprattutto nelle mense scolastiche e quelle ospedaliere, che ovviamente possono creare maggiore difficoltà al celiaco. Questi due giorni li abbiamo pensati e voluti proprio per incontrare i celiaci, gli intolleranti, chi pensa di avere la gluten sensitivity o comunque intolleranze varie, in un momento dove possiamo mettere a confronto i massimi esponenti della medicina internazionale, quindi per risolvere tutti quei dubbi, quelle perplessità e far chiarezza sulle varie patologie, soprattutto nella celiachia ovviamente, che ci interessa particolarmente. Ancora oggi c'è gente che non comprende le nostre necessità, per cui magari ci dicono: ma se mangi un pezzetto di pizza che cosa vuoi che ti succeda? Oppure ci invitano e ci dicono: no, mi sono dimenticata, non ho niente per te. Ecco, è lì che chiaramente si accusa il colpo, no? Quindi informare, informazione eccetera, e curare anche un convegno sugli aspetti psicologici in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi. Tratteranno tutti gli argomenti legati a patologie croniche e che impongono una dieta. I convegni scientifici, in cui si è fatto il punto sulle ultime novità in fatto di diagnosi molecolare e sull'importanza di un supporto psicologico per chi deve per tutta la vita seguire una dieta rigorosa, sono stati affiancati da manifestazioni divertenti che hanno coinvolto i presenti, come gli show cooking e i corsi di cucina gluten free. Ciao a tutti, sono Marcello Ferrarini, lo chef gluten free. Perché mi definisco, o meglio mi definiscono lo chef gluten free? Perché io innanzitutto sono l'unico chef celiaco che lavora in questa direzione. Ecco che grazie a questo aspetto credo di mettere tanta passione e tanto amore in quello che faccio, proprio perché il primo fruitore dei miei piatti, come dico sempre, sono io stesso. Oggi ad esempio vi ho preparato degli spaghettini vegetali fatti con delle zucchine, il loro pesto con pinoli, anacardi e semi di canapa decorticati. Abbiamo marinato della... è una dadolata di ananas con del brandy e del cardamomo e finiamo il piatto appunto con dei germoglietti di rapa rossa. Un piatto senza glutine, naturalmente senza glutine, ma anche crudista e vegetariano. Insomma, credo che sia una bella alternativa per andare a tavola con un sorriso e ricordandosi che senza glutine non vuol dire assolutamente mangiare senza gusto e senza bellezza. Io oggi ho preparato una crema di zafferano con... della base di panna fresca parmigiano, poi un salume tipico laziale che è il guanciale, tostato leggermente con un rametto di timo, anche del timo all'interno, e poi una casereccia di mais che è un po' la regina del piatto. Qui è l'aula A dove abbiamo organizzato un corso per la pasta frolla. Utilizziamo delle farine chiaramente prive di glutine e abbiamo una bella classe di oltre 20 persone che sta preparando delle crostatine.
queste persone sono venute qui per testare ciò che noi già facciamo da un po', quindi preparare dei piatti della tradizione italiana e della pasticceria italiana con materie prive di glutine, perché eliminare il glutine non necessariamente vuol dire eliminare il gusto, il mangiar sano e bene. Ho scoperto da pochi mesi di essere intollerante al glutine e quindi questa sarà un'occasione per imparare a fare insieme a casa qualche piatto gustoso e anche sano, ovviamente, come diceva lo chef. Allora, siamo molto contenti di essere qui, è sicuramente un'esperienza simpatica e ci aiuterà poi per preparare a casa dolci insieme. Il Gluten Free Day è stata quindi un'occasione unica per chi ha scoperto da poco di avere un'intolleranza al glutine e per chi invece convive con questa patologia da anni, per scambiare esperienze e consigli, per imparare a cucinare e mangiare nel modo corretto e soprattutto per ribadire che nonostante la celiachia si può e si deve continuare ad avere una vita sociale piena e gratificante.